Buonasera e benvenuti a una nuova edizione del Fattone Quotidiano del vostro direttore Enrico Mentolo. Andiamo subito a leggere le news della giornata. 25 aprile, Renzi abbraccia un partigiano, ora non lo sei più. Expo Renzi, già venduti più di 10 milioni di biglietti. La gente ha voglia di conoscere i cantieri e la gente che ha lavorato all'evento. Ateo non praticante va in chiesa. Napoli, giornata lavorativa ridotta a 3 rapine. Post di Gianni Morandi contro il razzismo. Chi fa il risvoltino ai pantaloni è un essere umano come tutti noi. Ora tempo al nostro focus. Social network, in arrivo il Facebook per anziani. Arriverà entro il prossimo mese di giugno la nuova versione del famoso social network di Mark Zuckerberg per gli over 70. Infatti la nuova versione per mummie decrepite avrà la nuova funzione quello è figlio di. Infatti i nuovi amici che verranno aggiunti saranno classificati come il figlio di. Quello che fa, dai, suo padre è quello che sta in quella casa gialla. Gli ingegneri inoltre stanno creando un'ulteriore funzione che permetterà alle nonne di vedere nella propria bacheca in maniera facile e veloce quello che stanno mangiando i propri nipoti grazie alla funzione Trip Granny. Ritorniamo alle ultime ora. Milano, prima raccolta di droga contro le firme. Scusate, piccolo lapsus della nostra redazione. Ritorniamo all'ultima ora. Scusate, ma questo è troppo ignorante. Scusate, anche il direttore Enrico Mentolo ha i suoi. Come la redazione vera di La 7. Milano, prima raccolta di droga contro le firme. Venezia, caos in un. ci dispiace il fattone. Insomma, di nome di fatto. Perché non c'è Angela. Venezia. Soprattutto perché se le fai. Venezia, caos in una ferramenta dopo l'ingresso di un uomo. Ragazzi, forse ce la facciamo a portarlo a termine. Se non lo fa Pasqua, ragazzi, non ce la faccio. Pasqua, un attimo, un momento Pasqua, di serietà. Vuoi che mando una canzone e poi rientriamo e chiudiamo il fattone? No, per favore, sono un professionista, lo faccio così. Venezia, Venezia. Pere dei Gorilla, professionalità e serietà al vostro servizio. Venezia, caos in una ferramenta dopo l'ingresso di un uomo con lo sguardo magnetico. Sport, scontri nel derby Torino-Juve. I tifosi del Torino avrebbero. Per favore, Simo, non mi ridere in faccia. Sport, scontri nel derby Torino-Juve. I tifosi del Torino avrebbero risposto alle bombe carta con il nuovo album di Lorenzo Fragola. Decine di tifosi bianconeri sono stati portati all'ospedale d'urgenza. Era l'ultima news. Canzone. Professionalità.